Io incomincerei, se lei è d'accordo, qualche riferimento alla sua gioventù a Torino. Magari vale la pena che gli studenti sappiano che quello che è stato, sono stati gli avvenimenti turbolenti, turbinosi di quel periodo, la situazione a volte è un po' più complessa di come spesso viene indicata, e che anche per una famiglia di imprenditori ebrei ci sono state delle difficoltà in una città come Torino, industriale, in teoria internazionale o perlomeno aperta a diverse culture come Torino. Se parliamo di Torino degli anni 40, quindi i suoi studenti hanno modo di fare un percorso di quasi un secolo, ma non glielo facciamo fare tutto perché se no si annoiano. Io ricordo distintamente le scuole elementari a Torino, ricordo distintamente soprattutto i bombardamenti con i quali gli inglesi distrussero praticamente la città di Torino, distrussero la fabbrica di mio padre, distrussero la nostra abitazione. Ma sino a lì devo dirle che c'era uno spirito di adattamento, che l'uomo ha una capacità di adattamento straordinario, per cui anche lo sfollamento, l'aver visto la casa distrutta, sì, certo, sono cose che ti rimangono profonde nel cuore, però non mi hanno mai spaventato. E devo dire che mio padre è anche una persona molto serena, per cui ci ha trasmesso un senso di tranquillità nonostante la tragedia che si svolgeva intorno a noi. Poi è venuto l'8 settembre del 43. L'8 settembre del 43 per i suoi studenti è, la dovrebbero sapere, ma comunque glielo diciamo, casca il fascismo e controllo della situazione militare italiana passa ai tedeschi. E allora mio padre, che aveva continuato a lavorare anche se in mezzo alle difficoltà, ai bombardamenti e così via, non ci disse nulla, ma decise che bisognava scappare. E scappammo senza neanche lo spazzolino da denti, proprio scappammo mio padre, mia madre, mio fratello ed io da un buco nella rete di confine, proprio rete di confine nel senso fisico del termine, vicino a Cernobbio, per andare in Svizzera. Di quel periodo io ho solo ricordi positivi, adesso le spiego in che senso positivi, perché per una persona con normale buon senso si direbbero negativi, invece per me sono stati estremamente formativi. Io ho capito come si potesse da un giorno all'altro passare da una famiglia borghese con le comodità, la donna di servizio, l'automobile, insomma una famiglia normale di un piccolo imprenditore torinese, alla più totale indigenza. E noti che noi abbiamo avuto una fortuna straordinaria, perché mentre mio padre è riuscito a portarci in Svizzera, purtroppo altre parti della famiglia sono finite in Germania e non sono tornate. Ma anche le difficoltà che ho incontrato in Svizzera, che sono state soprattutto quelle della lingua, perché noi siamo stati assegnati a Lucerna, che è un cantone della Svizzera centrale, dove si parla tedesco. E mio padre ci mise alla scuola cantonale, anche perché non avremmo avuto i mezzi per poter andare a una scuola privata. Allora io non sapevo una singola parola di tedesco. Entrammo mio fratello ed io alla scuola cantonale di Lucerna e non perdemmo neanche l'anno, cioè facemmo l'anno col componimento in tedesco, la storia in tedesco, tutto in tedesco, e da lì imparai a lavorare sodo, perché naturalmente andavamo a scuola di giorno, tornavamo il pomeriggio a casa alle 4, e dalle 4 alle 8 si studiava tedesco per poter capire qualcosa il giorno dopo, perché non capivamo nulla. Morale, quello è stato un periodo nella quale è stata messa a prova due cose che mi sono servite molto nella vita: lo spirito di adattamento e lo spirito di volontà, perché senza quei due elementi non andavi avanti. Ma io in quel momento non li ho vissuti come oggi li giudico, che ci è voluto una grandissima volontà e un grandissimo adattamento. Allora mi è sembrata una cosa, come dire, normale. Questa normalità probabilmente deriva dal fatto
che avevamo lasciato dietro di noi le macerie, ma le macerie nel senso fisico del termine. La stazione di Torino non c'era più, la nostra casa non c'era più, la nostra fabbrichetta non c'era più e così via. Quindi io da quell'epoca, da quel periodo, e devo dire anche dall'insegnamento alle virtù civili che presiedono la società svizzera, ho imparato molto, devo moltissimo, tanto che quando ho deciso di ritirarmi dall'attività diretta nella gestione delle mie imprese, ho deciso di chiedere la cittadinanza svizzera e sono diventato cittadino svizzero, sono anche cittadino italiano, quindi voto in Italia, ho i due passaporti, però devo dirle che la patria che mi ha salvato non è l'Italia, ma è la Svizzera, con il che evidentemente non si può non amare l'Italia, però io ho per la Svizzera un particolare ringraziamento, soprattutto perché mi ha insegnato a vivere. Quello che coincide con il periodo della ricostruzione per l'Italia, probabilmente per lei è il periodo della formazione scolastica e delle prime esperienze di lavoro. Beh, sì, guardi, sono stati anni entusiasmanti. Io, come dice giustamente lei, mi sono laureato nel 1958, quindi quegli anni fantastici, stati gli anni 50 in cui veramente il paese era animato da una volontà di farcela, da una volontà di conquistare per tutti, a tutti i livelli. Io guardi, ricordo un episodio del primo operaio della fabbrica di mio padre che arrivò in automobile, era il 1956. Mio padre fece smettere il lavoro, andammo tutti nel cortile a festeggiare l'automobile del nostro operaio, perché era un simbolo, era una cosa. Adesso sembra ridicolo raccontare una cosa così, ma nel 1956 l'operaio che si comprava un'automobile era entrare in un'altra dimensione, in un altro mondo, era entrare nella società dei consumi, era entrare nel turismo, era tutto un altro mondo. E io ho vissuto, ero, ripeto, finale del mio quinquennio al Politecnico, però ho vissuto quell'episodio come una cosa che ancora oggi, che ho la tenera età che ho, ricordo con grande entusiasmo. E mi ricordo la faccia estasiata di mio padre e di tutti gli operai che festeggiavano questa automobile, perché era un po' l'automobile della nostra fabbrica, in qualche modo. L'aveva prodotta la nostra fabbrica attraverso il lavoro che non era quello di fare automobili, ma che comunque aveva prodotto quella ricchezza sufficiente a quell'operaio per comprarsi l'automobile. Una grande gioia. Poi naturalmente, sai, quegli sono stati anni straordinari, gli anni 50 e gli anni 60. Veramente l'Italia è cambiata in un modo, d'altronde si parlò di miracolo italiano. Era un altro paese, pensi che l'Italia era un paese agricolo. Cioè nel 1945, quando noi siamo rientrati dalla Svizzera, a parte che l'Italia era distrutta nelle sue fruizioni, cioè non c'erano più le stazioni, le scuole erano distrutte, non c'erano i vetri. Cioè, è una cosa che non si può immaginare, i giovani di oggi non possono immaginare che cosa vuol dire. Ma soprattutto eravamo una società agricola. Siamo diventati in 20 anni una società industriale. Naturalmente in questa improvvisazione, perché noi siamo degli improvvisati, noi siamo diventati, senza accorgerci, una grande potenza industriale. Grande relativamente all'Europa, ovviamente, poi alle dimensioni della geografia di quel tempo, che era una geografia che escludeva grandi parti del mondo, cioè addirittura l'America Latina, con l'eccezione dell'Argentina, ma il Brasile era un paese selvaggi, più o meno la Cina non esisteva, quindi la Russia era le colonne d'Ercole. Quindi in quel mondo piccolo di allora noi siamo diventati importanti. Però oggi raccogliamo il frutto della mancanza di cultura industriale e anche di cultura civica. Cioè un paese che si trasforma
diciamo così, radicalmente, dall'essere un paese agricolo a diventare un paese industriale, senza una formazione né politica né culturale che accompagnasse la Germania, per esempio, era una potenza industriale prima della guerra, quindi è ritornata a essere quella che era prima, hanno ricostruito le loro fabbriche. Noi avevamo poco da ricostruire, la Fiat, ecco. Quindi, secondo lei, quando si dice, per esempio, che l'Italia è un paese che ha avuto una crescita ma non ha avuto sviluppo, la causa per cui la crescita non si è convertita in sviluppo è identificabile in questa, diciamo, improvvisazione? Ci sono molte cause. È sempre difficile individuare una causa. La prima causa è che noi non abbiamo metodo. Noi siamo degli fantastici improvvisatori. E tant'è vero che siamo la patria dell'arte. Cioè noi siamo la patria degli artigiani. Cioè l'italiano è il più grande artigiano del mondo. Michelangelo era un artigiano. Leonardo era un artigiano. Bramante. Cioè questi che hanno lasciato delle cose straordinarie che tutto il mondo viene a ammirare e continuerà a ammirare, che non c'è concorrenza al mondo che ci potrà togliere queste meraviglie, sono state fatte tutte da artigiani. E così come l'Italia aveva un'invenzione politica che è stata tipica dell'Italia, che sono i comuni. E infatti l'Italia è dei comuni, non è delle regioni. L'unica realtà politica nella quale il cittadino si riflette è il comune. Ecco, questo ci ha impedito di avere una struttura organizzativa che derivasse dalla scuola, dalla politica e dalle strutture istituzionali. Sostanzialmente noi siamo stati un paese di frontiera per 40 anni. Perché nel 1945 noi avevamo i russi a Trieste e gli americani che sostanzialmente comandavano l'Italia per il tramite di persone di grande levatura come De Gasperi, come Togliatti, cioè delle persone che avevano una capacità e che hanno dimostrato nel scrivere la Costituzione. La Costituzione italiana è una delle cose più belle che si possono immaginare al mondo. E che teneva conto, letta 70 anni dopo, è ancora una Costituzione modernissima, cioè incomincia dalla Repubblica, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma non c'è nessuna Costituzione, la Costituzione francese non comincia così, ma neanche quella americana. E i diritti che sono inseriti nella nostra Costituzione e che hanno consentito lo sviluppo della democrazia, nonostante che gli italiani siano dei guelfi e dei ghibellini, noi siamo litigiosi, siamo personalisti, non consideriamo il bene pubblico, non abbiamo il senso dello Stato, anche perché non abbiamo mai avuto uno Stato. L'Italia è diventata una nazione un po' per caso, ma non per una storia e una cultura e una preparazione. E noi siamo degli artigiani in tutto, anche nella nostra crescita e nel nostro sviluppo, perché il nostro è uno sviluppo disordinato, basta pensare a come abbiamo ridotto le coste del nostro paese, cioè è uno sviluppo casuale. Siamo bravi, ma non siamo ordinati. A un certo punto della sua vita, per motivi che magari lei ci spiegherà, non solo aveva pensato di far crescere e ingrandire la sua azienda, ma accetta di mettersi in gioco all'interno di quella che era la più grande realtà industriale di Torino, ma anche dell'Italia. Ecco, come avviene questo passaggio e poi se oggi, diciamo, a tanti anni da quegli avvenimenti, lei pensa, insomma, si è un po' pentito di questo salto? Dunque, guardi, la cosa è nata in maniera sostanzialmente casuale. Io ero un buon amico di Umberto Agnelli perché avevamo fatto le scuole medie insieme, eravamo rimasti ma così buoni amici. E a un certo punto c'era da ricoprire la carica di presidente degli industriali a Torino. Era stato bocciato il candidato della Fiat, che era stato uno scandalo a Torino perché mai la Fiat aveva avuto bocciato un proprio candidato.
Allora mi chiamò Umberto Agnelli e mi chiede: senti, lo faresti tu il presidente industriale? Qui siamo negli anni 70. Siamo al 74. Io dico, ma sai, non so neanche cosa voglia dirvi, io non ho mai stato in un'unione industriale, mai stato in Confindustria, cioè. E lui dice, ma guarda che non è una cosa, insomma, uno come te ce la fa sicuramente, poi sei giovane, io avevo meno di 40 anni. E morale accettai, andai, fu un grande successo, devo dire. Lo dico senza temere di apparire supponente. Andai molto bene, mi fecero poi presidente dell'industriale del Piemonte. Poi l'avvocato Agnelli divenne presidente della Confindustria nel 75. E avevamo un buon rapporto e lui mi chiedeva sovente di andare da lui a scrivergli i discorsi, in sostanza, perché lui mi diceva che cosa voleva dire in una certa occasione di un certo incontro in Confindustria e io gli mettevo giù il discorso. E quindi nacque un rapporto molto buono. L'avvocato Agnelli, dopo un anno che faceva il presidente della Confindustria, si era stufato già il giorno prima, nella verità, però insomma comunque aveva ritenuto che nella suo cursus ci stesse anche la presidenza della Confindustria, e allora cercava un sostituto, e la cosa che gli venne in mente, diceva, perché non lo fa lei? Ci davamo del lei, con l'Umberto del tu, con l'avvocato c'era sempre da dire lei, e perché non lo fa lei? Dico, ma avvocato, non ci penso neanche. Questa volta le dico di no nel modo più assoluto, per una ragione banale, che io ho 41 anni adesso, faccio il presidente della Confindustria per 2 o 4 anni, a 44 anni sono un ex, non so più fare nulla, perché in 4 anni a fare quel mestiere lì si dimentica che cosa vuol dire lavorare, e dopodiché perché l'ho fatto? Non ci penso neanche, se lo tolga dalla testa. L'avvocato Agnelli ci rimase malissimo, perché era una persona a cui nessuno aveva mai detto di no. Cioè, la gente si sentiva gratificata se l'avvocato ti proponeva qualcosa, ma qualcuno che a 41 anni dicesse di no era una roba che non gli era proprio mai successa. E ci rimase male. Dopo qualche mese mi chiamò e mi disse, senta una cosa, ma lei però a venire a fare l'amministratore delegato della Fiat ci verrebbe o no? E dico, guarda, ci devo pensare, però le dico una condizione assoluta, ci vengo solo da azionista, non ci vengo da dipendente, perché io non sono un dipendente, io sono un imprenditore, ho sempre fatto l'imprenditore e non riesco a trasformarmi a 42 anni e diventare un dipendente, per cui io vendo la mia azienda alla Fiat, mi date in cambio delle azioni Fiat, quindi non voglio soldi, però voglio diventare un azionista della Fiat e venga a fare l'amministratore delegato della Fiat. Ma qual era la situazione della Fiat in questa prima metà degli anni 70? Dilastrata, se no non prendevano me. Cioè, voglio dire, non è che uno deve essere abbastanza disperato se nell'ambito di 2000 dirigenti Fiat non ne trova uno adatto a dirigere la Fiat. Quindi evidentemente... Posso farle una domanda impertinente senza... ma secondo lei l'avvocato Agnelli, diciamo anche poi per il resto della sua vita, ha dimostrato di essere una persona, diciamo, abile nella scelta dei propri collaboratori? Aveva interesse a scegliere collaboratori abili? No, beh, l'interesse l'avrebbe avuto obiettivamente, però siccome l'avvocato Agnelli era un volage, una persona che durante la giornata faceva percorsi vari, era un principe rinascimentale, non era un industriale, mai stato un industriale. Non è neanche mai stato un padrone, devo dire, è stato un principe, tant'è vero che lo chiamavano Re d'Italia, perché di fatto per un certo periodo ha fatto come se fosse Re d'Italia, negli anni 60, 70, assolutamente, ma anche 80. No, guardi, la Fiat era messa malissimo. Pensi che vendendo la mia azienda, che aveva circa 1500 dipendenti, alla Fiat, che ne aveva 180.000, io ottenni il 5% della Fiat scambiando le azioni, quindi ero singolarmente il primo azionista della Fiat, perché il primo azionista era l'IFI, che è la finanziaria della famiglia Agnelli, ma c'erano 200 membri della famiglia,
Quindi dal punto di vista del singolo azionista col 5% è primo azionista, ma questo è un dettaglio perché non è. Però era solo per dirle che io ho accettato a quella condizione, cosa che ha molto stupito l'avvocato, ma gli è piaciuta. Gli è piaciuta perché era segno di un impegno notevole, anche perché io andavo lì a prendere un chiodo della Madonna. Io arrivavo in ufficio alle 7 del mattino, l'avvocato arrivava alle 9, mi chiamava nel suo ufficio interrompendo una riunione che io ovviamente era già cominciata da 2 ore. E io, dopo un po', che lui chiacchierava del più del meno, della partita, della politica, di Kissinger, sì, di arte, di football, di tutto, ma meno che della Fiat. E io dopo un po' dicevo: scusi avvocato, ma io devo andare a lavorare. E lui, mi ricordo che una mattina mi disse: ma è possibile che lei tutte le mattine si svegli come per andare a Entebbe? Allora, devo spiegarlo ai suoi studenti. Entebbe è un posto in Uganda dove gli israeliani fecero una... dove era stato catturato un aereo israeliano. E ci fu da parte di Israele un comando che, volando per migliaia di chilometri, quasi raso terra, per non essere visto dai radar, arrivò in Uganda e liberò tutti. E questa fu la missione di Entebbe, che passò alla storia. L'avvocato vedeva in me uno che tutte le mattine doveva fare l'impresa di Entebbe. Per lui era una cosa innaturale: stia calmo, stia tranquillo, perché agitarsi tanto? E invece c'era da agitarsi veramente tanto. E lì direi che io non mi pento assolutamente né di esserci andato né di essere venuto via. E le dico anche perché sono venuto via. La cosa, dopo 60 giorni che ero in Fiat, io i conti li so leggere, i conti di un'azienda li so leggere. Quello devo dire, se penso di avere una capacità di leggere i bilanci. Sono andato dall'avvocato e gli ho detto: guardi che qui c'è da mandare via 60.000 persone. Allora faccio un salto sulla sedia. Ma dove sono? Ma come? Dove li ha trovati? Sono sdraiati nei corridoi, sì. Dicono: avvocato, sono nei bilanci, si vedono nei numeri che ci sono 60.000 persone dentro. E lui mi dice: ma lei cosa vuol fare? Io li voglio mandare via. Ma lei è matto, non si può mandare via 60.000 persone. Eravamo appena dopo l'autunno caldo, cioè Brigate Rosse, a Torino uccidevano un dirigente Fiat al giorno, avevano ucciso il vice direttore della stampa Casalegno, io dormivo con 2 carabinieri in camera mia, era il generale della Chiesa, all'epoca comandava il Piemonte, la regione, e lui mi proteggeva, ma io dovetti mandare i miei figli in Svizzera perché erano tempi molto duri, e forse i più duri della mia vita. E disse: avvocato, è così, non, qui i conti non possono quadrare con questo livello di produttività. E lui disse: mi faccio andare a Roma a parlare. Andò a Roma e tornò dicendomi che non si poteva fare. Aveva parlato con Fanfani, che allora era primo ministro, e ovviamente si immagini, sei in una situazione in cui c'erano le Brigate Rosse, eravamo alla vigilia del rapimento Moro, si poteva pensare di mandare via 60.000. Per cui aveva ragione Agnelli nella realtà, ma avevo ragione anch'io. Cioè, se non si poteva fare, e politicamente riconosco che non si poteva fare, cosa ci stavo a fare io? Nel senso che era inutile che io dalle 7 del mattino, come diceva lui, facessi la mia visita in Tebbe tutte le mattine, se poi tanto i conti non potevano tornare. E quindi decisi di andarmene. L'avvocato fu allibito, mi disse: ma lei è matto? Ma lei si rende conto cosa vuol dire lasciare la Fiat? Cosa va a fare? Dico: non lo so, farò qualcosa. Cioè, non penso di essere privo di capacità, farò qualcosa. E sono ripartito da solo, ovviamente con i soldi. Loro mi hanno chiesto di vendere le azioni della Fiat, io gliele ho rivendute, nonostante che sapessi, questo era il mese di agosto, fine agosto del 76, nonostante che io sapessi che a novembre sarebbe arrivato Gheddafi con i soldi dalla Libia, perché l'avvocato, con grande preoccupazione, una mattina mi chiamò e dice: senta, ma lei
se noi dovessimo accettare dei soldi da un aumento di capitale fatto da degli arabi, lei come lo vedrebbe? Benissimo, dico io. I soldi bisogna prendere dove ci sono. Dice, ma sa, questi arabi sarebbero un po' speciali, Gheddafi. Ma per carità, prendiamo Gheddafi, pur di avere dei soldi. E noi avevamo bisogno di soldi per sviluppare prodotti. E quindi io sapevo che a novembre entrava Gheddafi, che avrebbe determinato un rialzo notevole della quotazione, ma comunque era fair. Io avevo ricevuto le azioni perché andavo a fare l'amministratore delegato della Fiat, uscendo da fare l'amministratore delegato, era giusto che rivendessi le mie azioni. Quindi mi sono trovato con un gruzzolo importante di soldi, ma senza lavoro, senza un ufficio, senza un telefono, senza nulla. E dopo due mesi è venuto da me il professor Visentini, che era allora presidente dell'Olivetti, che andava malissimo, e mi chiese se volevo comprare l'Olivetti e andare a fare l'amministratore delegato. E io dissi, va bene. Lui mi disse, guarda, però faccia una cosa, io non le faccio leggere i bilanci, perché se lei legge i bilanci non ci viene. E dico, guardi, non gliel'ho chiesti perché li immagino, è un'azienda senza direzione da quando è morto Adriano, per cui non può essere che un disastro. C'era un gruppo di intervento che aveva salvato l'Olivetti, che era costituito da Mediobanca, IMI, Fiat, Pirelli e Centrale, che allora era una finanziaria di Milano importante. E quindi fece una riunione tra di loro per decidere se accettare che l'amministratore, un cambio di azionista, di amministratore delegato, doveva passare da questo consiglio, a questo comitato di azionisti. E Romiti era contrario, rappresentava la Fiat. Invece l'avvocato disse, guarda, io sono favorevole e si fa. Perché guarda, con ogni probabilità si rompe la faccia e a me va bene. Se poi non si rompe la faccia e ce la fa, beh, è un bene per l'Italia, tutto sommato, che l'Olivetti si salvi. E quindi con questo cinismo che era tipico proprio della persona, mi diede il via libera a fare l'Olivetti, dove rimasi 18 anni. Visto che appunto lei ha collegato immediatamente la vicenda della Fiat alla vicenda dell'Olivetti, appunto, che come ha ricordato era già dalla morte di Adriano che la Fiat insomma partecipava al gruppo di controllo. La vicenda dell'Olivetti, certamente quando lei entra nell'Olivetti, l'Olivetti, come ha detto, era in una situazione molto pesante. Però certamente ci sono stati degli anni in cui, diciamo, sotto la sua guida l'Olivetti si era ripresa e aveva insomma portato a casa anche dei bilanci più positivi che non certamente. Ecco, come mai non si è riusciti anche in questo caso, come capita spesso in Italia, a consolidare questo trend positivo e poi alla fine l'Olivetti, diciamo, ha ripreso la strada della Fiat, o meglio la strada della liquidazione? Assolutamente sbagliato tutto quello che ha detto. Dunque, allora, prima di tutto dal primo anno successivo alla mia entrata in Olivetti noi abbiamo cominciato a distribuire dividendi e abbiamo distribuito dividendi per 18 anni. Ma è successo un piccolo particolare. Quando io sono entrato in Olivetti si facevano macchine da scrivere e calcolatrici meccaniche. Le macchine da scrivere non esistono più. Le calcolatrici meccaniche non esistono più. È come se alla Fiat fosse andato un marchione della situazione, cioè il meglio che c'era, e non c'erano più l'automobile. Bisognava reinventarsi un mestiere. Allora, primo ci inventammo il personal computer, secondi dopo l'IBM, e diventammo il secondo produttore al mondo di personal computer. Poi ci inventammo la informatica distribuita, i terminali bancari e così via. E poi, quando io capii che anche quei mestieri erano finiti, capii che bisognava andare a fare i personal computer in Asia e che non si sarebbero più potuti fare in Occidente, due anni dopo l'IBM ha venduto i personal computer alla Lenovo in Oriente,
ebbi una intuizione che non so ancora dirle perché mi venne, poi se vuole posso aneddoticamente raccontarla, ma insomma non è importante. Mi venne l'idea di entrare nella telefonia cellulare. E allora c'era un monopolio che era la STET e c'era un unico operatore. La Commissione europea aveva obbligato tutti i paesi ad aprire alla concorrenza la telefonia. E quindi in tutti i paesi nascevano un concorrente a quello che si chiamava l'incumbent, cioè l'unico operatore. Io concorsi insieme alla Bell Atlantic, una società americana molto importante, concorsi per questa gara. Pensi che eravamo due concorrenti. Uno eravamo noi, Olivetti e Bell, e l'altro era Fiat e Fininvest. Cioè Agnelli e Berlusconi contro di me e io da solo, perché gli americani si interessavano dell'America, non di noi. E mi ricordo che facemmo un progetto che era veramente bellissimo, ma poi c'era da mettere i soldi per comprare le frequenze, cioè stabilire una cifra, e non c'era un precedente. Cioè uno poteva scrivere 70, si parlava allora in miliardi di lire, poteva scrivere 70 miliardi, 700 miliardi, non c'era un parametro. E noi decidemmo di mettere 700 miliardi. Però io dissi all'ingegner Caio, che era allora l'amministratore delegato, dissi: guardi, lei vada in Piazza di Spagna a Roma, stia lì fino all'ultimo momento che consegni, la busta si doveva consegnare alle 11 del mattino, lei la consegna alle 11 meno 10, all'ultimo momento la lascia aperta che posso anche ripensarci. Morale, io parto per la Cina, arrivo a Pechino quel giorno e dall'aeroporto di Pechino durante il viaggio dico: ma che senso ha aver detto 700? Ma se uno dice 700 è meglio dire addirittura 770, tanto stiamo tirando i numeri. Allora chiamo Caio, che era in Piazza di Spagna, e dico: guarda, scriva 770, chiudo la busta e va. Qualche settimana dopo aprono le buste, la Fiat aveva offerto 707, cioè aveva una spia in casa mia e aveva saputo che noi offrivamo 700, perché se detto era un numero di fantasia, come poteva essere 500, 400, cioè non c'era un precedente, non c'era un parametro. Allora se noi avevamo scritto 700 e loro scrivono 707, era anche la beffa di dire: ti freghiamo anche per un 1%. E quella fu la mia grande vittoria, che poi la gente disse, che naturalmente i maligni, ma soprattutto i nemici politici, che me l'aveva regalata Ciampi. Allora, tanto la licenza venne concessa nel 1994, regnante a Palazzo Chigi Silvio Berlusconi, e la licenza è stata firmata dal ministro delle telecomunicazioni fascista di allora, Tatarella. Quindi io ho avuto la licenza del secondo operatore di telefonia da Berlusconi e Tatarella, massimo della vita. Fu un successo strepitoso, molto, molto, molto al di là di quello che io avessi immaginato. Talmente strepitoso che a un certo punto mi venne la tentazione di venderla. E la vendemmo a Mannesmann. E in quel momento l'Olivetti è stata, per un periodo, l'azienda più liquida d'Italia, comprese le banche. Cioè noi avevamo una liquidità, avevamo 4.000 miliardi di liquidità. L'Olivetti non è mai fallita, non è mai finita male, ha pagato sempre tutti, banche, fornitori, operai, TFR, tutto. Non solo, ma aveva 4.000 miliardi e non sapeva cosa farne. Io mi ero ritirato, perché dopo la vendita della Omnitel a me non mi andava più di fare quel lavoro. E avevo perso motivazione, scusi, per me, e avevo realizzato una roba straordinaria e basta. E Colaninno, che io avevo messo lì al mio posto in Olivetti, gli venne in mente, attraverso, suggerito con dei suggeratori banchieri americani, di fare l'OPA sulla Telecom. E l'Olivetti ha comprato la Telecom. La Telecom oggi dovrebbe chiamarsi Olivetti. Si chiama Telecom, ma è l'Olivetti che ha comprato la Telecom. Quindi l'Olivetti, nessuno lo dice, ma è stato, questa è la storia. Sì, la comprò a debito,
la Telecom. Ok, ma aveva 4.000 miliardi, non c'era nessuno che avesse 4.000 miliardi in quel momento. Certamente cosa fece? Caricò di debiti la Telecom. E quello fu un errore colossale che iniziò la distruzione della Telecom, che poi Tracolaninno, quello che l'ha seguito dopo, Tronchetti, hanno completato la storia di una distruzione totale di un'azienda. Ma non è stata distrutta l'Olivetti, è stata distrutta la Telecom. Se posso tornare un attimo, certo, perché è un po' la domanda che facciamo spesso e mi piacerebbe veramente avere la sua chiave di lettura. Perché l'Olivetti, che aveva tutte le potenzialità, non è diventata Apple? Perché non siamo stati capaci. Cioè, perché intorno a noi avevamo un laboratorio a Cupertino, California, dove c'era la Apple. E l'avevamo messo noi come Olivetti, perché in Italia non c'era la cultura, la preparazione proprio delle persone. E non a caso la Apple è nata in Silicon Valley. Io l'avevo capito che bisognava andare là ad avere il cervello, e mesi in un laboratorio a Cupertino dove c'erano 300 ingegneri Olivetti che lavoravano. E tenga presente che l'affare, lei mi fa venire in mente dell'affare più grande che io non ho fatto in vita mia, quello che ho mancato proprio alla grande. Ero andato a visitare il laboratorio di Cupertino dell'Olivetti e alla sera, stanco, sono uscito, andavo in albergo, ma ero con un mio collaboratore che si chiama ancora El Serino Piol, un grande uomo, il quale mi dice: senta ingegnere, andiamo, prendo ancora 5 minuti di tempo, andiamo qui vicino, pochi centinaia di metri, in un garage ci sono due ragazzi che hanno disegnato un personal computer. Io quasi quasi non sapevo cosa fosse un personal computer. E allora vado con lui e vedo questi due ragazzi, con i capelli lunghi fino a qui, con i jeans, sbracati, in un garage. Uno dei due era Steve Jobs e l'altro era Wozniak, che erano i due che avevano fondato la Apple. Questo mi guarda, Steve Jobs, con un'aria, come si guarda un po' un marziano, ma un marziano ricco, perché noi eravamo l'Olivetti che aveva 300 ingegneri a Cupertino, lui era in un garage, noi avevamo un palazzo noi. E quindi mi guardava in qualche modo con invidia, né? E mi disse: senta, ma se lei è interessata a questa nostra iniziativa, noi dobbiamo tirare su dei soldi. Se lei mette 10 milioni, le diamo il 30% dell'azienda. Era il 1978. E io dissi no. Dico, se avessi messo 10 milioni nella Apple di allora, oggi sarei pluricentomiliardario, e non lo sono. Quella è stata la cazzata più grande, ma perché non l'ho capita. Devo dire che non era facile da quel garage, da quei due ragazzi scapigliati e malandati, pensare di poter fare una cosa del genere. Però quello è il più grande rimpianto della mia vita. Ecco, diciamo, io non voglio parlare di rimpianti, però lei è stato un protagonista anche con la CIRMA, con diverse società dell'epoca gloriosa della borsa italiana, e in particolar modo, diciamo anche forse sull'onda dei molti successi, purtroppo si è dovuto scontrare con un'esperienza internazionale che, insomma, alla fine ha lasciato un po' a tutti l'amaro in bocca, non solo a lei ovviamente, che oltre all'amaro ci avrà rimesso anche molte decine di miliardi, però che ci ha fatto un po' anche capire come funzionano i mercati internazionali della finanza, come in fondo tutto il mondo è paese. Io consideravo l'Italia mi era diventata stretta, cioè le mie ambizioni non ero riuscito a svilupparle in Italia perché la politica mi aveva grandemente osteggiato, in particolare il Partito Socialista Craxi, per causa di Repubblica, che io ho contribuito a fondare con Scalfari e Caracciolo nel 76, mi considerava un nemico, proprio un nemico a priori. Poi c'era Berlusconi, ovviamente, quindi insomma, era un'area stretta.
Allora ho pensato di andare fuori e ho, guardando i bilanci, ho trovato questa società, Société Générale de Belgique, che era una holding dormiente, ma che aveva al suo interno molte belle cose che nessuno gestiva, era gestita da della nobiltà belga che non faceva niente. E lì feci un atto di presunzione. Di presunzione e di ingenuità. E cioè, l'ingenuità è stata dovuta alla convinzione. In Belgio non c'era una legge sull'OPA. Cioè, chiunque poteva aumentare la propria partecipazione in una società e non aveva nessun obbligo di OPA. Io, col complesso un po' del torinese che andava a fare, e dell'italiano che andava a fare qualcosa a Bruxelles di importante, pensai che di fare un'OPA, ma non era dovuta. Quindi già una prima cazzata. La seconda è di andarlo a raccontare la sera prima al presidente della società, andargli a dire: guarda che domani mattina lascio un'OPA sulla tua azienda. Questo presidente si chiamava René Lamy e l'avevo conosciuto perché eravamo tutti e due nel consiglio internazionale della JP Morgan a New York. Lui in rappresentanza del Belgio, io dell'Italia. E mi sembrava una cosa scortese, avendolo, essendo stati seduti intorno allo stesso tavolo in un consiglio, non andarglielo a dire la sera prima. Cazzata gigante. Sono andato lì e gli ho detto: guardi, domani io faccio un OPA. Lui mi ha liquidato velocemente, ha poi riunito nella notte un consiglio di amministrazione mettendo delle clausole contro una OPA ostile, che io mi sono trovato il mattino dopo, nel momento che ho lanciato l'OPA. Poi siamo stati lì, e noi abbiamo perso 49-51, però cioè, quando uno è 49 e l'altro 51 hai perso, è inutile stare lì. E mi è costata carissima, carissima sul piano finanziario, carissima sul piano anche morale, morale intendo dire della... una cosa che non è riuscita, voglio dire, una cosa che non è riuscita non ti fa piacere, ecco. Cioè, ho avuto i danni e le beffe, ecco, quindi danni materiali e le beffe anche, quindi è stata un'esperienza dolorosa, direi l'esperienza probabilmente più pesante della mia vita. Ecco, a proposito di esperienze pesanti, perché la vita, io ho letto, e mi corregga se mi sbaglio, che diciamo un suo giudizio complessivamente positivo sul capitalismo italiano, nel senso che lei si considera a tutti gli effetti un capitalista italiano e quindi... Assolutamente sì, ecco. Ma considero che il capitalismo italiano è stato... caratterizzato da tassi di medioevo assolutamente inaccettabile. E quello che ha determinato poi, nel momento in cui la competizione è diventata globale, la nostra miniaturizzazione come paese, è stato proprio la ingordigia e la mafiosità della nostra organizzazione. Ecco, ma quindi lei non considera che, se facciamo sempre queste ipotesi assurde, ma che insomma fanno capire che se lei fosse nato in un altro paese avrebbe fatto molto di più? Assolutamente sì. Quindi lei è un figlio atipico del capitalismo italiano? Assolutamente, per tante ragioni. Primo, perché sono stato sempre indipendente, io non ho mai avuto un padrone. Sono l'unico italiano che non ha avuto un padrone, perché anche Agnelli a un certo punto ha avuto Mediobanca come padrone. Io non ho avuto mai un padrone, ma soprattutto perché io sono un uomo di sinistra e sono un uomo di sinistra da quando ero al Politecnico. Io al Politecnico di Torino ero presidente dell'Associazione Studenti Politecnico, si chiamava ASP, e io ero una persona di sinistra da allora e lo sono rimasto oggi. Per cui si immagina un capitalista di sinistra in un paese come l'Italia, democristiano, massone,
mafioso, ma per carità, è chiaro che ho avuto le ali tarpate in tantissimi casi. E considero, scusi se lo dico, che può sembrare anche un po' volgare quello che dico, ma io considero un grande successo la mia vita in un paese che mi è stato fondamentalmente ostile. Non la gente, ma le strutture, strutture politiche e le strutture imprenditoriali. E quindi lei mi ha fatto una domanda: se io fossi nato in Brasile o se fossi nato negli Stati Uniti, chi lo sa, scusi, chi lo sa? Però teoricamente non avrei avuto chi mi ha castrato in Italia, sia sul piano della mafia capitalista, sia sul piano della mafia politica. Ecco, se lei dovesse, certamente il motivo appunto per cui noi siamo qua è perché riteniamo che lei sia estremamente singolare come imprenditore. Non c'è dubbio. Ecco, e quindi non, con questo non c'è dubbio. Non intendo dire che sono il migliore. No. Intendo dire che sono diverso. Diverso. E questo mi è stato riconosciuto. Ci sono dei pregi e ovviamente... Pregi e difetti. Come tutti. Pregi però certamente le differenze sono evidenti. Lei ha anche cercato di cambiare per quanto possibile il capitalismo italiano, insomma, un po' con la sua azione diretta, un po' anche perché a un certo punto ha compreso che la comunicazione, la stampa avrebbero potuto svolgere un ruolo, insomma, nella crescita civile di questo paese. Ecco, ha visto qualche altro imprenditore che potrebbe essere stato dalla sua parte, cioè su questa linea? Ma dunque, senti, che abbiano fatto il mio percorso non ne conosco. Che ci siano stati degli imprenditori italiani che io ho ammirato o con il quale ho avuto una sintonia di pensiero, per esempio uno, Pietro Marzotto, direi forse quello con cui ho avuto maggiore sintonia, ma anche Leopoldo Pirelli, insomma c'è stato qualche imprenditore. E poi ho grande ammirazione per imprenditori che sono stati molto più bravi di me. Del Vecchio è stato molto più bravo per me di me. C'è della gente che in questo paese ha sviluppato un'attività mondiale e che merita grandissimo rispetto. Quindi no, io mi considero atipico nel senso che le ho detto prima, cioè che io sono sempre stato un isolato per il gusto di voler essere isolato. Non ho mai avuto un padrone in vita mia e ho avuto sempre totale indipendenza di giudizio. Io ho detto a Craxi che era un fascista, cioè non ho avuto mai, non mi sono mai frenato nel esprimere le mie idee. La questione dei giornali che lei solleva, io non l'ho vissuta come una vicenda di comunicazione. No, io l'ho vissuta dicendo, ma questo è un paese che ha una stampa molto anodina, Corriere della Sera, la Stampa di Torino, il Resto del Carlino in Bologna, il Gazzettino a Venezia, cioè molto, molto, diciamo, analoga alla classe dirigente del paese, come d'altronde era abbastanza logico che fosse. E quindi quando Scalfari è venuto a propormi di fare un giornale che rappresentasse l'Italia riformista, l'Italia che voleva cambiare, l'Italia che accettava il liberalismo economico, ma rifiutava l'organizzazione che era allora infulcrata sulla Democrazia Cristiana e i socialisti e voleva aprire la società italiana, dissi subito di sì, ma lo feci più con uno spirito di apertura politica che con spirito imprenditoriale. Poi dopo la vicenda diventò un'impresa imprenditoriale perché a un certo punto stavano fallendo e li ho dovuti salvare. Lei conferma, insomma, che purtroppo nella vita di un imprenditore, soprattutto di un grande imprenditore italiano, spesso bisogna confrontarsi, diciamo, col malaffare. E a lei sono capitate alcune situazioni in cui ha dovuto misurarsi con soprattutto banchieri che... Con la P2 ho dovuto misurarmi. Io ero un nemico della P2, un nemico di Craxi, un nemico di una parte della Democrazia Cristiana, quella andreottiana, Bisignani, Andreotti, quella genere lì, che poi erano sempre risalivano
sempre alla piramide massonica. E quindi mi sono scontrato, evidentemente. E anche Calvi, Sindona, altri soggetti? No, Sindona non l'ho neanche conosciuto io. Calvi l'ho conosciuto e pensavo che il Banco Ambrosiano fosse una grande opportunità. Con una persona che ormai era, diciamo, esangue in qualche modo, ma che la banca fosse una gran bella banca. Cosa che era vera, perché poi il Banco Ambrosiano è la Banca Intesa di oggi. Quando al posto di Calvi si è messo Bazzoli, Andreatta ha messo Bazzoli e poi è stata una magnifica avventura, la prima banca italiana. Quindi era giusta la visione, solo che non avevo tenuto conto che c'era Marcinkus, che c'era Gelli, e che c'erano le Romiti. Cioè c'era un bel po' di schieramento che non voleva assolutamente che io continuassi con Ambrosiano. Ecco, quindi Trade Union, il filo conduttore non solo della sua esperienza, ma in generale di chi si misura con le imprese in Italia, sia quello che prima o poi bisogna misurarsi con tutto un mondo di collusioni, soprattutto tra politica e interessi economici, che rende difficile l'esercizio di una pura attività imprenditoriale. Sì, diciamo che non è vero per tutte le attività. È vero per la più parte delle attività e comunque tutte quelle che hanno a che vedere con lo Stato, con le regioni, con i comuni, col pubblico. Però, per esempio, Del Vecchio è uno che si è affermato perché fa gli occhiali, politicamente gli occhiali non sono, li portiamo tutti e non li porta nessuno, cioè non è un argomento e si è espanso nel mondo. Un altro formidabile imprenditore italiano è Bombassei, che ha fatto della Brembo la prima azienda di freni al mondo. I tedeschi, che sono i maniaci della tecnologia legata all'automobile, montano i freni Brembo fatti a Bergamo, cioè è una roba straordinaria. Bombassei è un grande imprenditore che non ha mai dovuto venire a compromessi con nessuno. Del Vecchio è un altro. Marzotto è già diverso, perché Marzotto ha dovuto fare, era una persona estremamente libera, ma per la sua azienda ha dovuto fare dei compromessi. Marzotto doveva fornire le divise militari, le divise militari non è che si fornivano senza una benevolenza, qualche buona conoscenza. Chiamiamola benevolenza. Ecco, a proposito di benevolenza, veniamo a un altro momento cruciale della sua esperienza, e che è la vicenda Mondadori. La vicenda Mondadori, che appunto non è legata solamente ai fatti ultimi, cioè alla conclusione più o meno, diciamo, per così dire, travagliata, ma è legata soprattutto al fatto che lei per un certo periodo era riuscito a avere il controllo della Mondadori. Come no? Io l'avevo il controllo della Mondadori, poi Berlusconi ha corrotto un giudice, la cosa la dico così com'è, anche perché l'ha determinata la Cassazione, e Berlusconi ha dovuto pagarmi 530 milioni di euro, che non è proprio una nocciolina neanche per Berlusconi. Credo che sia il dente più doloroso che gli sia stato estratto nella sua vita, e io la persona più soddisfatta di averglielo estratto. Però la corruzione l'ha fatta lui, non l'ho fatta io. Quindi, voglio dire... Ecco, provi a raccontare brevemente com'è andata la vicenda. La vicenda è così. La Repubblica era stata fondata, era di proprietà per metà di Caracciolo e Scarfari e per metà della Mondadori. A un certo punto la Mondadori andava male e Formenton aveva sposato una Mondadori ed era l'amministratore delegato della Mondadori. Mi chiamò per dirgli se potevo dargli una mano, cosa che io feci comprandogli l'agenzia di pubblicità, la Manzoni, che è ancora del gruppo nostro oggi. A un certo punto pensammo di fare una fusione tra il gruppo Espresso e la Mondadori, creando il primo gruppo editoriale italiano, perché eravamo molto simili di orientamento culturale e politico. Eravamo dei laici, sia da parte Mondadori che da parte
di Eugenio e di Carlo Caracciolo, e quindi la cosa faceva senso, era costruire un gran bel gruppo, e ci mettiamo d'accordo di farlo. Se non che a quel momento intervenne Berlusconi comprando azioni della Mondadori e soprattutto corrompendo Cristina Formenton, che era la moglie di Mario Formenton. Mario era morto, era rimasta la vedova, la quale si è fatta far su da Berlusconi, che poi l'ha pagata in nero, anche, lo dico in nero, chiaramente, sapendo quello che dico, e si mise, ostacolò questa operazione. Naturalmente Berlusconi doveva tutto a Craxi, perché la concessione delle televisioni private fu data da Craxi con il cosiddetto decreto Berlusconi. E quindi Craxi disse a Berlusconi: tu non devi lasciare che De Benedetti diventi il primo editore italiano. Devi impedire questa cosa. E andammo avanti con cause, contro cause, a trascinarci. Sino che un giorno mi chiamò Andreotti, era presidente del Consiglio a Palazzo Chigi, e mi disse: senta una cosa, ma guardi, lei sta perdendo tempo, perché tanto noi intendendosi la politica, abbiamo deciso che a Berlusconi non la vogliamo dare perché è già troppo forte con la televisione, e a lei, che è un nostro nemico, non la daremo mai. Quindi lei non spenda soldi in avvocati, non si trascini nei tribunali. C'è chi, uscendo dalla porta mia, troverà una persona che è in grado di risolvere il problema mettendovi d'accordo e facendo una separazione tra... non si fa la fusione e ognuno si prende i suoi pezzi. Io ne presi atto, questo era il Presidente del Consiglio, non è che fosse... parlava in nome della politica, perché allora il rapporto Craxi-Andreotti, che era molto tumultuoso a livello personale, perché i due non si potevano soffrire, però politicamente erano molto legati. E il governo era molto forte, nel senso del potere, non per il bene dell'Italia. Uscì e mi trovai un affarino alto così, che fuori dalla porta mi dice, che mi avvicina, dice: presidente, l'ha parlato di me? Dico: non so chi è lei, cioè, sì, mi ha detto che ci sarebbe stata una persona. Sono io, mi chiamo Bisignani. Dice: va bene, allora guardi, la faccio chiamare dal mio amministratore delegato, in quanto io non volevo avere rapporti con lui, perché li avevo già avuti all'epoca dell'Ambrosiano, sapevo chi era e mi era bastato. E però di fronte a un'imposizione che ti viene dal Presidente del Consiglio devi abbozzare. E quindi dissi a Corrado Passera, che allora era l'amministratore delegato del Gruppo Espresso, di contattare questo signore, e poi si mise di mezzo Ciarrapico, che però era un faccendiere di poco conto. La realtà fu Andreotti che risolse il problema. Vorrei farle una domanda più di carattere generale. Perché in Italia l'industria, in particolare la grande industria, non riesce assolutamente a staccarsi dalla politica? Ma guardi, questo è vero fino a un certo punto, perché per esempio dipende dalla capacità di chi la gestisce. Cioè, per esempio, Marchionne, che io ho conosciuto bene e stimato molto, Marchionne è uno che con la politica, voglio dire, sì, andava a Roma, parlava col Presidente del Consiglio, però voglio dire, non ha dovuto fare compromessi. È andato, si è comprato la Chrysler in America, anzi se l'è fatta regalare, e con il che è diventata un'azienda sempre meno italiana, e se l'è potuto fottere della politica italiana. Possiamo dire che l'era Berlusconi è finita. Lei se la sente sine ira et studio, come se lei non fosse Carlo De Benedetti, di dare un giudizio sul coinvolgimento politico di Berlusconi, che interessa un po' tutti quanti più che sulla sua attività. Ma perché dobbiamo parlare del passato? Ormai.
Ma come si intreccia Berlusconi con certe caratteristiche dell'Italia, sì, delle imprese italiane, della politica italiana? Con le imprese italiane Berlusconi raccoglieva la pubblicità, guardi, non era un rappresentante degli imprenditori italiani. La dimostrazione è che Berlusconi è mai stato in Confindustria, per dirle. Quindi non era, lui era un uomo che ha avuto tutto dalla politica. Se lui non c'era Craxi, lui non lo ingamba, non sto sottovalutando. Berlusconi è uno che ha capito la televisione commerciale, che nessuno aveva capito, che ha avuto successo nella televisione commerciale, dove tutti sono andati male, da Rusconi a Danielli a Mondadori, e però che si è messo a mani e piedi in mano alla politica, a Craxi e Andreotti, cioè tutto lì, e alla massoneria, tant'è vero che era della P2, ecco. Quindi non è uno che ha rinunciato alla propria indipendenza a favore dei suoi soldi, cosa che è esattamente il contrario di quello che ho fatto io. Ma voglio dire, con questo sul piano di Berlusconi politico non voglio neanche parlare. È stato un disastro per il paese, un disastro totale, per fortuna è finito. Ecco, a proposito di disastri, a un certo punto comparve questa apparente ventata di cambiamento che va sotto il nome di Tangentopoli e appunto dell'azione della Procura di Milano. Lei fu uno dei pochi imprenditori, non vorrei dire l'unico, ma certamente uno dei pochi, che riconobbe la responsabilità degli imprenditori e non volle, diciamo, mascherare sotto... Ecco, no. Qual è il suo giudizio su Tangentopoli e su quella fase, che poi è una fase iniziata e finita? Guardi, Tangentopoli fu un fatto positivo per il paese. Poi ebbe uno sbocco che era qualcosa inevitabile, cioè la distruzione dei partiti politici che avvenne con Tangentopoli diede spazio a un avventuriero che era Berlusconi. Quindi cademmo dalla padella nella brace, ma dal punto di vista di un momento di catarsi del paese sul piano del rapporto tra affari e politica è stato un episodio che io considero positivo. Poi le conseguenze non sono state positive. Ma sai, io in quel momento ho fatto quello che mi sono sempre sentito di fare, e cioè il responsabile di me stesso e della gente che lavorava con me. E quindi sono andato dal signor Di Pietro e gli ho detto: mi prendo la responsabilità per quello che so e per quello che non so, a condizione che non tocchiate nessuno dei miei dirigenti. E nessun dirigente dell'Olivetti ha passato neanche un'ora in caserma, perché mi sono assunto io tutte le responsabilità. Sono stato in galera a Regina Coeli, ma mi sono fatto liberare in giornata, perché io la notte non la passavo, e nonostante che il GIP fosse la signora Iannini, moglie di Bruno Vespa, che non voleva firmare perché diceva: adesso è troppo tardi, sono a casa. Io gli ho mandato il mio avvocato a casa della Iannini alle 9 di sera, che ha firmato la mia liberazione, perché io non c'entravo, cioè non c'entravo, avevo confessato quello che c'era, era inutile tenermi in galera, non avevo, tant'è vero che poi sono stato assolto, ecco. Quindi non, è stata un'esperienza, sa, la visita all'ingresso del carcere è un'esperienza, quando ti ficcano un dito nel culo per vedere se non hai nascosto niente, beh, insomma, è un'esperienza che anche quella fa parte della vita, ecco, ma non è un'esperienza che fanno tutti, ecco. È consigliabile. Non l'auguro neanche ai nemici. Allora, veniamo adesso quindi alla crisi economica. Il nostro punto di vista è che la crisi economica in Italia non sia originata nel 2007-2008, ma sia un fatto strutturale che viene da lontano. Ecco. Se lei dovesse mettere in fila due o tre fattori che hanno determinato suo modo di vedere questa crisi, soprattutto questa incapacità dell'Italia di uscire dalla crisi. Ma dunque, guardi, il modello di sviluppo dell'Italia è stato un modello condizionato dalla Fiat. Cioè, noi abbiamo scelto, nella grande scelta tra rotaia e gomma, abbiamo scelto la gomma. E l'accordo che tenne in piedi il paese fu l'accordo tra Mattei e Valletta. Mattei era il capo dell'ENI e voleva sviluppare l'industria petrolifera italiana e le autostrade italiane, che furono fatte tutte dall'ENI, e Valletta voleva vendere più automobili possibili.
per cui vennero penalizzate le ferrovie e vennero privilegiate le autostrade. Questo non è che l'Italia sarebbe stata diversa, ma sarebbe potuto essere più equilibrata. Nel senso che noi ci troviamo con delle ferrovie antichissime e con una rete autostradale che nel frattempo sì, è anche diventata abbastanza obsoleta, al di là dei casi tragici del Ponte Morandi, che derivano da mancanza di manutenzione, tanto per essere chiari anche su quell'argomento. Questo fu, diciamo, il triangolo che comandò l'Italia economica, fu un triangolo Mattei, Valletta, Cuccia. La politica venne utilizzata, sia la Democrazia Cristiana che il Partito Socialista, venne utilizzata da questa terna che li sostenne e ne venne sostenuta. Questa è la storia dell'Italia. Naturalmente oggi l'Italia è un paese sottostrutturato. Lei se deve venire da Milano qui, viene in automobile, non è che può venire, non è che c'è un treno che la porta. Le nostre metropolitane fanno pena. Lasci perdere il caso addirittura scandaloso di Roma, che ha 3 stazioni della metropolitana, di cui una è chiusa da 2 mesi. Ma lei si immagina a Londra o a New York o a Parigi una metropolitana che sta chiusa un giorno? C'è la rivoluzione. Qui è chiusa da 3 mesi e nessuno fa niente. E poi abbiamo un tasso di corruzione che è assolutamente superiore a quello che è accettabile in una democrazia. Cioè, ma le vedete, la corruzione prima era nazionale, poi è diventata regionale, ma la corruzione è endemica. Questo paese, ieri, in una giornata, arrestano 42 persone in Lombardia e in Calabria il presidente della regione. Ma cosa vuole da un paese così? Quindi io prima mi sono riferito al modello di sviluppo che è stato condizionato da queste 3 persone e da 2 partiti. E poi mi sono riferito al fatto che noi siamo un paese che, non avendo Stato, ha il dilagare della corruzione. Va bene, volevo fare una domanda sul perché sono fallite le privatizzazioni in Italia, ma mi pare già implicita in questa risposta. Beh, certo, perché voglio dire, io guardo, le faccio un esempio su tutti e tralasciamo tutto il resto. Quando Lombardi, come prezzo per entrare, Lombardi era un grande esponente del Partito Socialista, come prezzo per entrare nel governo chiese la nazionalizzazione dell'energia elettrica, che di per sé non era una cosa sbagliata, perché in fondo in Francia l'EDF è pubblica, cioè non era una bestemmia economica. Il risultato di quella pioggia di migliaia di miliardi di lire che cadde sui proprietari della Edison, della SME, dell'Orobia, della Sippa Torino, è stato dissipato. Cioè il prezzo che lo Stato ha pagato agli ex proprietari dell'energia elettrica italiana non esiste più niente. Ma cosa vuol parlare di privatizzazione in un paese così? Non esiste più niente. Mi citi una cosa sola che sia rimasta di quella roba. Sono stati sperperati. Quindi è stata una dimostrazione clamorosa della incapacità del capitalismo italiano. Perché l'Italia è il paese europeo in cui per un giovane laureato è più difficile inserirsi nel mondo del lavoro e assecondare le sue aspirazioni? Cosa pensa che si dovrebbe fare per migliorare questa situazione? Processi di lungo periodo, Non c'è nessuna ricetta magica. Bisogna partire dalla scuola. I bambini devono imparare alle elementari l'inglese, devono imparare le materie scientifiche, non devono farsi le pippe solamente con la filosofia e la storia, che sono fantastiche materie. Io adoro la filosofia, ma poi bisogna entrare nelle materie che sono affini al mondo del lavoro di oggi, che vuol dire intelligenza artificiale, che vuol dire matematica, che vuol dire fisica, che vuol dire scienza.
siamo inadeguati. E oltretutto poi parliamo una lingua che è come il croato, cioè l'italiano, a parte la bellezza, ma dal punto di vista del mondo, è come parlare croato. A chi gli viene in mente di parlare croato? Parliamo la lingua universale. Poi ci teniamo la nostra lingua, fantastica, magari anche i nostri dialetti, che sono una delle bellezze di questo paese, per parlarci tra di noi, all'osteria, al ristorante, in casa. Quindi lei partirebbe dalla scuola? Assolutamente. La scuola è la chiave di tutto. E secondo lei è possibile convertire le imprese italiane a capire che il mondo è globale e che devono operare? O anche questa è una battaglia persa? Penso sia tardi. Cioè, guardi, per le imprese italiane c'è ancora delle imprese di media grandezza che stanno andando benissimo. Le cito la Brembo, le potrei citare la GD di Bologna, le potrei citare Lima di Bologna, ma ce n'è tante, la Barilla, scusi, di imprese italiane che vanno bene perché esportano molto, ce n'è. Ma non siamo più in una posizione da poter contare nel mondo come sistema. E noi siamo invidiati da tutto il mondo per l'Italian way of life. Noi viviamo da Dio, questo è il problema. E viviamo bene, mangiamo bene, siamo contornati da un paesaggio straordinario, abbiamo il più grande bacino culturale del mondo. E forse questo ci rovina, non so cosa dirle. Ci disabitua alla dura realtà, che è combattimento, quella lama tra i denti. A proposito di combattimento, certamente con la lama tra i denti sono le piccole e medie imprese che in Italia sono importanti, erano certamente molto importanti. Sono quelle che tengono in piedi il paese. Ecco, secondo lei c'è un futuro per le piccole e medie imprese in Italia? Secondo me per alcune di esse, quelle specializzate, per esempio, le faccio un esempio, a caso, il mobilio. L'Italia è il numero uno al mondo. Il design, dal design si sono tante cose. Cioè, vede, un grande economista, che era il professor Cipolla, diceva, gli italiani sono capaci, all'ombra dei loro campanili, a fare cose belle che piacciono al mondo. Io prenderei questa frase del professor Cipolla e la metterei in testa a tutti i politici e a tutti gli imprenditori italiani. Per questa è la realtà, c'è tutto in quella frase. Ci sono i campanili, ci sono gli artigiani, c'è la nostra inventività, c'è la nostra creatività, c'è il nostro gusto del bello, c'è tutto. Adesso veniamo a una questione che ultimamente è calda, non so se questo vuol dire che siamo avviati a risolverla. Primo aspetto, se noi andiamo a vedere anche recentemente il rapporto dell'Istat del 2018, risulta che le segnalazioni di parenti e amici e la conoscenza diretta del datore di lavoro sono ancora l'opzione preferita dell'87,5% dei disoccupati in cerca di un impiego. Perché la meritocrazia resta un problema in Italia? Parlo della vera meritocrazia. Non sapevo questi numeri, ma non mi stupiscono, perché siamo una società medievale dal punto di vista, siamo mafiosi e medievali, e quindi raccomandazione e aggiustarsi. Ma non c'è metodo, questo è un paese senza metodo, questo è un paese che avrebbe, è un assurdo, ha avuto bisogno di avere un po' di istitutori tedeschi, ma non quelli che sono venuti e che ci hanno portato ad Auschwitz, ma un po' di istituzioni, un po' di Bismarck avremmo avuto bisogno in questo paese, un po' di Merkel. Veniamo all'altro aspetto che lei in parte ha già toccato, ma secondo me potrebbe essere determinante. La scuola ha dimenticato negli ultimi anni, o perlomeno ha messo in secondo piano, certi valori etici e soprattutto certi valori civili. Quindi si è pensato che la scuola, le università dovessero solo dare, impartire informazioni tecniche. Ecco, anche qui, come se ne esce da questa situazione? Ma io credo che la prima cosa che dovrebbe formare i cittadini attraverso l'educazione fin dall'asilo sarebbe l'educazione civica.
Io vivo a Lugano, che è a 40 chilometri dal confine italiano. Non c'è una cicca per terra, ma non c'è una cicca perché se lei la butta, c'è un cittadino che la ferma e le dice raccolga la cicca. Cioè, c'è un senso. La Svizzera è un paese altamente socialista che vive in un sistema capitalista, ma dal punto di vista dell'organizzazione sociale è un paese profondamente socialista. È il tipo di paese che vorrei io. Capitalista, ma socialista dal punto di vista delle disuguaglianze. Da noi le disuguaglianze sono diventate intollerabili. Quindi anche la Scandinavia è un modello che lei... Assolutamente. Sì, ma sa, la Scandinavia uno dice, vabbè, sono tanto lontani. La Svizzera è lì, a 40 chilometri da Como. Le faccio un'ultima domanda. Lei è secondo me uno dei più importanti imprenditori nel campo della cultura in Italia. Ha speso molto dei suoi denari per la cultura e per la vera cultura. Perché... La cosa più bella, scusi se la interrompo, che ho fatto è il restauro del Cenacolo di Leonardo a Santa Maria delle Grazie a Milano. Quello è stato veramente una cosa che l'Olivetti ha finanziato per 10 anni. E mi ricordo una professoressa, una restauratrice fantastica, che era la professoressa Brambilla, che ci ha lavorato 10 anni e ci ha perso gli occhi. Però fantastica. Beh, scusi. No, è assolutamente pertinente quello che dice lei. Difatti io quello che volevo chiederle è, forse anche le aziende hanno seguito una strada sbagliata, cioè quella di pensare di aziendalizzare il mondo della cultura, probabilmente andava spiegata meglio e praticata ancora meglio. Ecco, in che maniera possiamo fare, visto che l'Italia ha uno straordinario patrimonio, a far sì che questo patrimonio, diciamo come l'ambiente, venga consegnato anche ai nostri figli e non venga distrutto? Ma senta, io vedo... Cioè lei ci vede dentro, ci vede lo Stato, ci vede la politica, ci vede, diciamo, la partecipazione dei cittadini? No, io credo che bisognerebbe denazionalizzare il complesso museale italiano. Io vedo dei casi, per esempio, prendo il caso del Museo Egizio di Torino. Era un museo morto, è privatizzato, la Banca San Paolo, l'Istituto San Paolo prima l'ha finanziato. Oggi ha 1 milione di visitatori all'anno, chiude inutile, ha un direttore che viene dall'estero ed è un grande successo. Il Museo Egizio, ma era quello di prima. I pezzi sono esattamente quelli di prima, non ne hanno aggiunto uno. Cioè, il fatto stesso che stiamo parlando di un Museo Egizio è evidente che non è stato aggiunto nessun pezzo. E così vedo delle organizzazioni come... per esempio le scuderie del Quirinale, che sono gestite privatisticamente, o anche a Milano, per esempio il Comune di Milano affida delle mostre a aziende private che lo organizzano. Io credo che, guarda, mi ricordo di una frase, un giorno ero a colazione con Bill Gates, il fondatore della Microsoft, lui mi disse, guarda, se io avessi un decimo delle ricchezze che ci sono a Firenze mi farei più ricco che con la Microsoft, perché vede, quelle sono cose irripetibili. Lei un modulo di software lo può sostituire con un altro modulo di software, ma una bellezza come quella che noi possiamo ammirare all'interno degli Uffizi, all'interno di una chiesa, al Duomo, il Duomo, la piazza del Duomo di Firenze è una cosa unica al mondo, cioè non è replicabile, e tutto quello che non è replicabile ha un valore che tende all'infinito. Quello che è replicabile ha un valore che tende allo zero. Quello che è non replicabile ha un valore che tende all'infinito. Noi siamo un paese pieno di cose non replicabili. Dovremmo essere ricchissimi se solo non fossimo così poco civili. Domanda secca, risposta secchissima. L'Italia ha un futuro? Beh, tutti abbiamo un futuro, tranne gli uomini che finiscono male. L'Italia ha un futuro che
è di 3.000 anni, per cui non c'è nessuna ragione che non abbia un futuro. Anzi, devo dirle che siccome aumenterà il desiderio di bellezza, perché il mondo è pieno di disuguaglianze, però ci sono parti del mondo come la Cina che creano alcune migliaia di milionari in dollari all'anno. Questa gente vorrà sempre più bellezza e noi siamo dei fornitori di bellezza. Lei non la trova in Norvegia o in Olanda o in Germania una capacità di fornire tanta bellezza come siamo in grado di fornire noi. Quindi noi abbiamo un futuro sicuro, basterebbe capirlo. E basterebbe che questo diventasse la priorità del paese, senza rincorrere utopie o fumisterie o buste. Quindi un futuro, ma non per l'industria siderurgica? No, per carità, quello è medioevo.